Che cavolo è questo? Che schifo è! Ma a voi piace la pesca? No? Il mare? Nemmeno? Sti cavoli, oggi ci state a pescare al mare, incredibile. Allora, questo è Dredge, un giochino uscito a marzo, se non sbaglio, di quest'anno, che io mi sono magnato, ovvero è uscito, io l'ho preso, ho fatto letteralmente... Ah! Questa cosa qua ho fatto, l'ho disintegrato, ho distrutto, però oggi hanno fatto l'aggiornamento, quindi ve lo subite. Perché voi direte, ma grazie per averci portato qualcosa di così calmo, tranquillo, gioviale e contento, come un giochino di pesca, che è una cosa molto semplice e tranquilla, come potete vedere stanno i pesciotti sotto l'acqua, guardate qua, andate qua. Fish! Oh no, dei pesci, delle cose. E voilà, li prendete e li mettete nel vostro inventarietto in maniera molto normale. È molto simpatico come gioco, no? Ok, poi ci stanno le cosette dei granchietti. Vedete tutti i granchietti? Ci stanno i granchietti speciali perché significa che sono molto grossi, molto bellino. Ma a noi non ci frega dei granchietti. Allora, è uscito l'aggiornamento e hanno aggiunto della roba, credo, spero, e noi vogliamo vederla. Cioè, io voglio vedere, voi non lo so che volete fare. E un tizio mi ha detto, il sindaco della cittadina dove stavo accalappiato, mi ha detto di andare verso sud. Ora, sud è di qua, e io non so perché stavo andando verso est, perché vedete, c'è la bussolina. Ad alcuni potrebbe fare un po', non so, paura, forse. Questi che pesci sono? Ah, dei pesci vipera, quindi stanno pure i pescini abissali, nel caso non ci facciamo mancare niente. Nel caso di dita, forse ci gioco, no, mi fanno paura. Ecco, non ci giocate. Ah, ecco, questo mi serve perché mi sa che è una delle cose nuove che hanno aggiunto, quindi lo peschiamo, peschiamo un bel pesce vela. Guardate quanto è grosso il pesce vela, molto grande un pesce vela. Corrisponde anche in realtà. Allora, io non so dove andavo, forse qua perché... Sì, ci sta un campo, coso. E parliamo con la fotografista, mi pare. Sì, Poi, vedete, l'arte è tutta strana, un po' sporca, no? I disegni sono un po' così. Ah, ciao, te levi? Stai nella mia inquadratura. Muovete un attimo. Ti muovi e la fotografa fa la fotografia. Ah, no, non va bene. Qual è il problema, signora fotografa? Ah, l'angolo delle lenti non va bene. Mannaggia, sono perse. Dice verso ovest. Quindi devo andare a trovare le cose. Narrow gap, ok, va bene. Ha sentito qualcosa nell'acqua vicino a lei. Attenzione. Ok. Quindi dobbiamo andare a ritirare le sue lenti. Ok, quindi vabbè, praticamente il classico coso, se fai un favore a me io ti do una fotocamera, letteralmente. Quindi mo dobbiamo andare a trovare sta roba di questa che ha detto è passata in mezzo a due isole. E in mezzo a due isole è questo. Letteralmente questo qua, no? Potrebbe essere così facile? Non lo so, sì, magari sì. È questo il posto? C'è della zozzeria. Qualcosa si è ammassato. Cerca. Equipaggiamento della fotografista. L'abbiamo trovato, è stato facile, ma non ci sta niente che ti segue in mezzo. Beh. Questo è pesce. È un Wardhorse. Un Red Snapper. Pure questi mi serviranno da pescare. Perché vediamo se succede quello che vorrei farvi vedere più che altro. Non succede. Vabbè, non è successo adesso, succederà prima o poi. Comunque sta pure a fa notte. Voi sapete che di notte si pesca meglio, no? Come si dice, la notte fa pesca meglio. Bene, questo non è il caso. Che è stato? Perché come potete vedere, l'atmosfera si fa un po' molto oscura. Ma molto 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 scura, no? Ecco, si iniziano a vedere lucette a distanza, tutte le cose. E tutto questo è normalissimo. Mo' noi facciamoci dalla macchinetta fotografica e poi... Ah, sì, wow, che bello, c'è le cose. Non si è rovinato niente. Grazie per la fotocamera. Va bene. Ah,
i pesci grossi? Squalo balena, stellar basin. Ok. Ah, praticamente vi posso chiedere che ci sta. Balene, delfini, orche. Ok. Stanno i balenoni, vabbè. Ah, quindi è per farci le fotografie. Gli uccellini invece? Ok, va bene. Gli uccellini, sti cavoli. I rettili? Tartarughe. E vabbè. Quindi non serve a niente, fotografa. Ora c'è l'opzione di dormire visto che sta a far buio, ma a noi questo non interessa. Quindi prendiamo le nostre lucette e andiamoci a fare un bellissimo giro in questo oceano. Di notte, dove non potrebbe succedere nient'altro di meglio. Non so se avete visto a fianco a me, appena apparsa una nuvola rossa, ma non ci frega. Ora, questo è quello che vi volevo far vedere. Questa cosa qui. Se vedete, nell'acqua ci sta un po' di sgurgolatura, che è sto schifo blu. Se noi andiamo a pescare qua in mezzo, come vedete, ci è uscito un pesciotto, un pesce sasso. Ci sta l'opportunità che ci capiti un pesce un po' più particolare, come potete vedere. È un mostro, una bestia schifosa. E dice uno, come si dice? Husk. Una cosa senza interno, una cosa vuota. Che ci sta, che c'è entrato qualcosa dentro, no? E gli occhi iniziano a cercare per qualcosa di più sicuro. Quindi praticamente quello che abbiamo pescato è una bella azione. Letteralmente qualcosa dagli abissi profondi, qualche dio malefico, ha mutato questo pesciotto e l'ha fatto diventare una bestia immonda. Ora i pesciotti si possono vendere a sta tizia che si compra tutto. Tutto quanto. Poi faccio vedere un'altra cosa. Non da qui, sì, da qui. C'è tutta l'enciclopedia con i pesciotti. E a me mancano praticamente 12 pesciotti per fa tutto. Quindi io mi devo mangiare questi pesciotti. Ma continuiamo ad andare in giro di notte. Magari succede qualcosa di divertente che vi posso far vedere. Ah, posso spegnere pure le luci volendo, ma non è una cosa da fare molto in amicizia. Non è una cosa molto simpatica da fare. Ci sta pure un mezzo indicatore di come stiamo andati notte. Che si chiama indicatore del panico. Dovrebbe essere un occhiolino che esce fuori ogni tanto. Ecco, è quello che è uscito adesso. Quello significa che, ok, va tutto bene, però, potrebbe succedere qualcosa. Ora, visto che devo trovare pesci nuovi, qualcuno ha suonato? Oh no. Ci stanno delle altre barche, direte voi. Che bello! Avviciniamoci a queste altre barche. Oh, guarda questa barca. Oh, non era una barca, ma un'illusione. Avevo visto pure un'altra inguazzatura dell'acqua. Ah, ok, qua. No, non voglio i sospiri. Questo qua mi sa non mi serve più, però lo peschiamo. Perché, vedete, esce un mostro schifoso. Vorrei far vedere un'altra cosa che sta qua vicino. Eccola qua. Eccola qua, un'altra barchetta. Andiamo a fare un po' amicizia con l'altra barchetta, no? Andiamo a vedere che vuole, che fa. L'altra barchetta è scomparsa. Barchetta. Eccola qua, un'altra barchetta. Non è vero, perché tra queste una è vera. Una di queste barchetelle. Dove starà? Io ovviamente mi cago quando. Ah, ok, ha fatto mattina. Perfetto, non è successo niente. Molto bene. Molto meglio così. Qua che pesce ci sta? Ah, i polpadiergi. Non ci interessano. Non ci interessano. Vorrei far vedere qualcosa di particolare. Qualcosa che aggrampa un po' l'attenzione, no? Qua invece. Non ci interessi nemmeno tu, però oramai uno l'ho acchiappato. Ah, stanno diversi biomi. Ok. Mi sono messo paura per il ruzzicarello. Ma va bene così. È solo un ruzzicarello. Ci stanno vari biomi dove si pescano cose diverse. Tipo, questo è tutto mangrovie, giungle.
bellino, tutto particolare, tutto, non estivo, autunnale. Poi ci stanno delle insidie, tipo questo qua. Un granchio. Un granchio enorme. Che si nasconde sotto i relitti delle cose. Che se voi vi avvicinate, vi pizzica con le ghelle. Questo è per farvi capire che in questo oceano c'è qualcosa che non va. C'è qualche creatura maledetta. Ma questo non ve lo devo dire. È il tema del gioco. È proprio questo. Il gioco è fatto così. Vedete, qua non si vede niente. Non si capisce nulla qua. Eppure ci devo pescare. Devo fare tutto questo per pescamento. Bene. Perfetto. Allora, abbiamo pescato un pesce che è letteralmente molto felice e sorride sempre di base, ovviamente no, però facciamo finta di sì, facciamo finta che è una bestiola molto contenta. E lo andiamo subito a vendere all'amica pescatrice qua, perché così mi sblocco finalmente tutti i pesci e posso campare. Sì, tiè, magnati tutto sto pesce. Sei contenta? Noi ci andiamo un'altra volta. Ah, perché ci sta un'altra zona che voglio far vedere. Ci sta un'altra zona molto bellina e colorata che è sognante. Io intanto mi pesco e ci arrivo. Voi non vi preoccupate, eh. Voi, non vi preoccupate. Oh, miseria, che paura. Perché non vedo più niente davanti? Dovreste andare nella parte giusta. Stiamo un po' impanicati, ma a noi non ci interessa perché un vero pescatore, non si fa prendere dal panico. Sì, ok, è la parte giusta. Ah, io posso pure mettere. Dove sta? Questo qua. E la mia barchetta va più veloce leggermente. Ora la mia barchetta è pompatissima. Qualcosa è entrato nella mia nave. Qualche schifezza, lercia, ma maledetto un animaletto. Vabbè. Sti cavoli, non ci interessa. Perché quello che vi voglio far vedere è questa zona qua. Molto bellina, guardate con le meduse, guardate qua. Che ci sta qua in mezzo. Com'è bella colorata. Com'è bella assurda. Come ci stanno dei tentacoli che sicuramente non faranno niente di male. Dei tentacoli che ci puntano magari e che diventano rossi quando ci stiamo a passo a fianco. E io vi faccio vedere sta cosa pure se in realtà mi sto a caca sotto. Certo, se la nostra amicizia qua facesse quello che deve fare. Non fa niente? Non fa niente. Che cavolo è questo? Che schifo è! Che schifo eri tu, bestia immonda! Comunque sì, ci sta sto coso gigante che ogni tanto vi zinca un tentacolo, ve lo spara. Eccolo qua! Me l'ha zingato e mi ha rovinato la nave. Quando si è un po' impanicati, succedono delle cose un po' più particolari, tipo quei tornadini rossi che passano là e vi provano a colpire. Fatemi attraccare un attimo dall'amica pescatrice, va. Ecco qua. Mi aggiusti la nave. Grazie. Ti compri il pesce. Grazie. Mi fai vedere che vendi? Per favore. Ecco, questo mi servono. Questi sono punti ricerca che servono per ricercare le cose. Perché io devo sbloccare ancora varie cose, no? Come potete vedere, qua me ne servono 4. Io ce ne ho 4. Potrei sbloccare sto motorone assurdo. E direi che lo facciamo così. Oh, c'ho più cose sbloccate. Perché io devo sbloccare tutto. Mi dispiace. E ora continuerò a peschicchiare. Dai, corvi. Perfetto. Questa è una cosa che succede ogni tanto quando. Ecco qua, e niente. Praticamente arrivano sti corvi pazzi. O gabbiani, però il colore non è quello dei gabbiani. Che ti iniziano a fregare il pesce. Così. Tu fatichi, loro arrivano e se lo filtrano. Perché per loro è giusto così. Ma pensavo avesse raggiunto altre cose invece che solo una fotografa che. Mi fai una foto? Sì, ciao.
Ma io me ne vado a casa, ma assolutamente no, non voglio essere partecipe in tutto quello che è successo. Ti do un calamarone, il capodoglio se l'è moccicato, ma tutto a posto. Se avete la paura del mare come la mia, questo è il gioco ideale. Che pure gli squali. Amico! L'amico squalo si è un po' girato in maniera ignorante verso di me. Quindi non mi sono fidato più di tanto dell'amico squalo. Andiamo, voglio far vedere l'ultima zona, penso che rimane. Che è questa qua? Quella con i vulcani, stafanotte un'altra volta. Con i vulcani, più o meno con i vulcani. Ci stanno delle zone montane molto belle. Perché qua, questa zona, c'ha la particolarità di avere dei simpatici pescetti che girano. E una pesciona che gira. Mo, aspetta, dormiamo va, dormiamo. Questi vediamoli di giorno. Che di notte sta la neve. Non perché io mi stia a caca sotto, però. Dormiamo. Tanto si dorme veloce. Guarda. Oppla, bella sveglietta alle 6. Facile, facile. Guarda qua. Ho sentito un cinguettio, un gabbiano. Vabbè. Allora, qua ci stanno sti pesciuzzi. Che se tu ti avvicini, loro ti vengono a moccicà. Però di base non ti fanno niente. Ma ti rallentano. Così che sto pescione enorme arriva e ti va a moccicare la nave. Vedete? E infatti, porca miseria, ma perché mi devo farmene sempre per voi? Ma scusate. Ma guardatevi le cose per conto vostro. Mo' che mi ha rovinato. Mi ha rovinato tutte le canne da pesca. Un'altra pratica. Un'altra pratica. È quella di raccattare le cose. Le monnezze nell'oceano. Per pulirlo praticamente. Vi dà letteralmente roba che serve per modificare la barchetta. Però noi cerchiamo i pezzi di ricerca. E questa è una cosa molto divertente. Un mini giochetto molto divertente. Che io quando ho preso il giochino ci ho messo, penso, 3 mesi a capirlo. Quindi è una cosa un po' interessante per me, è stato molto particolare. Però volevo aspettare appunto che facesse notte in questa zona. Oh, pesci, voi non mi servite. Volevo aspettare che facesse notte in questa zona per farvi vedere che si può fare pure amicizia qua. È una zona dove la situazione è più amichevole. Questa sarebbe la zona iniziale. Si inizia su sta cittadina qua. Quindi io vorrei prendere la trombetta e suonicchia un po' in giro per vedere se qualcuno viene a fare amicizia. Come vedete, qua ci sta un'isoletta che in realtà non è un'isola. Se io ci vado, non trovo niente e sparisce. Guardate qua, oppla, non era un'isola. Che incubo questo giochino. Eccola là, la nostra amica nave. Andiamo da lei, suoniamo. Per favore. Voglio far vedere, l'amicizia vera. Pronto. Ovviamente io oramai non ho più paura di niente. Perché questo gioco lo conosco come le mie tasche. Conosco questi mari come i palmi delle mie mani. Oh. Come vedete, sta nave si gira molto rapidamente verso di noi. E se ci guardate sotto, non è una nave, ma è un pesce grosso che ci vuole da. Lo vorrei far vedere di nuovo. È un pescione con vari occhi. Ah, mi vuoi prendere? No, mi vuoi prendere? Ok, va bene, abbiamo giocato abbastanza col pesce. Abbiamo giocato abbastanza col pesce. Questo mi segue qua. Sì, mi segue qua.
Sì, mi segue. Vattene via, vattene via. Fatemi parcheggiare. Parcheggio qua. Ah. Ah. E si può riparare di nuovo la nave perché l'ho rotta di nuovo. Non mi prendete in giro perché rompo sempre la nave. Per favore, non fatelo. Non è carino da parte vostra. Ok, l'ho rotta per farvi vedere come funziona. Comunque, per un'occhiata questo è pure troppo, quindi direi che se volete vedere, lo vedete. Se non lo volete vedere, fate i cavoli vostri. Io continuerò a pescare perché oramai devo fare il 100%. Vi mando un bacino marittimo da marinaio. E ci vediamo a mare. Ciao!